Arriviamo a 10.000 like qui sotto. Ma sembra di non trappare. È un gioco! Guardate! Come niente! Oh! L'ho mosso! L'ho mosso! Un'ora! Un'ora! Vedete se devo perdere così il tempo! Un gioco! Oh! Ma no, se ora faccio sta verticale! Come minimo! Un'ora per trovare! Che wifi, mi piace! Mi gusta! Vogliamo wifi! Finalmente! Oh, finalmente! Guantoni! Posso farlo? No! Bruce Lee! Ricordo, attenzione, guardate che The Area a Vehicle Pulled by Bill Walking the Runs. Che vuol dire? Salve! Salve! Oh! Com'è? Big no! Sai chi sono? Dove sei su YouTube? Veramente? Ma sei un cazzo, che ci fai qua? Sono venuto qua per imparare la verticale. Un'ora ci ho messo. Ma è un piacere. Stavo con l'Ops, mi manda dappertutto. È un'onore, sono serio. Allora, ho visto i cose di pugilato. So farlo, però mi manca solo la verticale. Sei un artista a 360 gradi. Tutto so fare. Spettacolo. Cioè, e adesso ti manca la verticale. Sì, sì, verticale, la voglio chiudere oggi. Sei più grosso dal vivo che davvero? Dal video, lo sai. Dal... Grazie, grazie. Ok. No, non so come ti fa arrossire. Non si vede comunque. Cosa facciamo? Fare te. Senti, cosa facciamo? Ti... Mi insegni la verticale. Da zero? Da sei già zero. Fatto qualcosa? Ti sei già girato contro qualche volta? Sangue alla testa? Fammi vedere. Fammi vedere. Andiamo. Vai. Che dai pensi? Ti posso lavorare. Che dai pensi? Se riesci a farmela, io ti racconto che cos'è quel pezzo di carta che c'è. Ah, quello là scritto in inglese. Di sì. The Eagles of Lickle. Ci avviciniamo. E saliamo. E poi possiamo. Essere perplesso, dai, ce la puoi fare, ne sono convinto. Ero in un momento cringe. Ok, braccia tese, una gamba e poi una gamba che duro. Sì. Ok, benissimo, va bene. Hai notato che hai piegato le braccia. Adesso le braccia, tu andrai via di qua con una verticale l'avrai fatta. Allora, adesso riproviamola. Datti un pochino di slancio in più, ma mi raccomando, le braccia, pam, belle incastrate. Sempre tese, mai. Belle incastrate, ok? Vado. Sì, ci siamo quasi, siamo quasi. Adesso ti do una piccola mano a salire. Ok. Non spaventarti mentre no, 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 no. Ok. No, è chiuso, scappa, è un gioco. Sì, uomo. Diamo. Sì, uomo. Diamo. Tre. Chiudiamo. Due vertica. Uno. Vai. Sì. Sì. Su, sì. Su. Sì. Scendi, 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 scendi. Sì. 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 Godo come un riccio. È un gioco. Godo come un riccio, cavolo. Va benissimo. Appena nato, appena schiuso. Ma da pochi secondi, è proprio un istante. Bro, adesso me ne fai una. Ancora una, ma lo fai per loro, non lo fai per me. Lo faccio per voi, ragazzi. Sai come la fai? Come? Con le braccia belle tese. Ok. Perché adesso ti sei piegato tutto. Okay. Una persona normale, tutto il tuo peso non l'avrebbe retto. Tu l'hai tenuto su, quindi se tieni le braccia belle tese, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo, ci uomo. Siamo. Ci siamo, uomo. Ci siamo. Chi ne sei? Un gym. Dai, 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 dai che me li fai. Dai, forza. Altro che 240 kg di squat. Questa è una difficoltà diversa. Vai, uomo. Sì. 3, 2, 1. Mamma. Guarda con riccio. Un cavolo di gioco. Sì. Ci siamo. Ora dimmi cosa ti serve quel foglio lì. Te lo sei guadagnato. Allora vuoi sapere sto certificato? Dimmi cos'è. Aspetta. Cosa fai? Andiamo. Ma non è che se abbiamo un certificato qua dobbiamo andare a tirarcelo. Cosa fai? Aspetta, prima cosa devi camminare così. Tira fuori dorsale. Ah, vuoi farmi... Sai che ho visto un video dove insegnavano gli stereotipi del palestrato pochi giorni fa? Anch'io l'ho visto. È bellissimo. È bello, ci sta. Ma tu, secondo me, sei molto più avanti. Spiegami un po' come si fa. Allarga dorsale. Okay. Le braccia, anche se tu ce le lunghe, le devi tenere così. Devi sembrare così. Che sei talmente grosso. Che non mi stanno. Che non ti stanno. Sì? E cammini così. Ah. Bravo, bravo, metti! È un gioco, uomo. Spiegami tutto. Allora, vieni, facciamo una roba. Tu prendi sempre per workout, giusto? Sì. Fai che prenderlo, va? Perché? Andiamo a fare una cosa. Cosa? Te lo spiego poi dopo. Vieni con me. Mi prendo i miei Energy Aminos, gusto mela verde. Link in descrizione, vediamo cosa vuoi fare. Ma andiamo a tirare su pesi, scottiamo, cosa facciamo? Perché sto sorrisino qua? Perché ridi? Mi viene da ridere. Perché? Perché ti immagino in quello che stiamo andando a fare e ti vedo proprio. Cosa facciamo? Yeah. Prendi il pre-workout e andiamo. Va bene, ragazzi. Uno scoop e basta? Non lo so. Pensiamo di solito? Uno scoop bello pieno così, uno con la montagnetta, va bene? Va bene, con la montagnetta è un'altra cosa. Va bene, link in descrizione, ragazzi. Energy Aminos della Foodspring, gusto bella verde. E vediamo cosa vuole fare lui adesso. Vuoi spiegarmi quindi cosa vuol dire questo? The heaviest vehicle pulled by walking on hands in 40,020 kg and was achieved by Matteo Pavone. Allora, questo qua, tradotto in italiano, è il veicolo più pesante tra
trainato camminando sulle mani. Praticamente ho provato a imbragarmi e a legarmi a un mezzo pesante mentre facevo la verticale, quindi camminando sulle mani ho iniziato a tirare i mezzi. C'è altra gente pazza come te che ha fatto questo e tu sei il migliore in questo al mondo. In questo momento la carta dice così, tieni presente che un record del mondo non è una cosa di qualcuno, non è mio. In questo momento ce l'ho io, però... Domani potrebbe batterti qualcuno. Potrebbe battermi qualcuno. Io allenandomi questo record l'ho già superato. Ma in allenamento tu sai meglio di me che non vuol dire niente. Perché tante volte uno in allenamento prova anche mezzi stratosferici, però le condizioni per fare un Guinness World Record sono molto restrittive. Tu devi rispettare delle regole, devi rispettare la pendenza del suolo, l'imbragatura deve essere in un certo modo, il mezzo deve essere certificato, la tara che pesa il mezzo deve essere certificata. Cioè, ci sono tutta una serie di fattori che se uno si allena tranquillamente così in zona industriale, come faccio io, non è certificabile. E quindi io adesso voglio portarti a trainare mezzi con me. No, ragazzi, io direi, se per questo video non lasciano 10.000 like, non ho mai chiesto 10.000 like, ma per questo video veramente 10.000 like, perché state per vedere qualcosa di mai visto su YouTube Italia. 10k. E mi sa quasi troverete anche sul web pochi video del genere. Quindi 10.000 like direi per questo video, mai chiesti, ma mi fido di voi ragazzi che lo farete. Allora, per tirare sta roba servono i mezzi giù, quindi imbragatura, cinghia, ganci e muscoli. Questo è solo un riscaldamento, non ve l'abbiamo detto. Cominceremo spingendo una tonnellata e mezza. Quanti sono? Una tonnellata e quattro? Sì, circa 1400 kg. Poi arriva la roba seria, guardatela. Mo' parte la musica epica. 3 tonnellate e mezza. Il carro attrezzi pesa 3 tonnellate e mezza. Vediamo che cosa succede. Io ho già paura. Dai, bro! Andiamo, è un gioco! Allora, è un gioco. Mettiamo il piccoletto dentro la mia imbragatura. Devo vedere se ci sta. Proviamo. Piede destro di qua e piede sinistro di là. Hai un 49 di piede. Magari non riusciamo neanche a tirarla su. Ma noi ci proviamo. È 1-2. Braccio destro qua, braccio sinistro qua. Mi sento leggermente. Ah! Frate, ma sei troppo alto, non ti. Mi sento leggermente. Non ti. Ciao, sta... mamma! Non ti sta, vieni qua. Sono... Ciao, Michele Ferrara. Saluto, allora. Michele Ferrara. Ciao, Michele. Non l'ho mai messa così larga da quando ce l'ho. Sono 2 anni che ci lavoro. Non l'ho mai allargata così, non so quanto può arrivare. Ma la prima volta che tu hai detto ai tuoi genitori vado a tirare un camion. No, no, non gliel'ho detto, l'ho fatto di nascosto. Ti immagini? Allora, queste evitano di farti tagliare il collo. Tra l'altro siamo diventati intimi in poche ore. Guardate come lo abbraccio. Questo è un bel cioccolatino. Ecco, non vedo l'ora. Ah, senti? Non vedo l'ora. Ci scaldiamo solo adesso. Sì, sì. Dai, dai. Cercatelo su Instagram, Mr. Pivons. Non correre. È un gioco. Per ora non sento niente. Oh, me. Ah! Ah! Cavolo! Ah! È un gioco! Ah! Attacco! Il problema sai qual è? Sai qual è il problema? Come è finito? Sai qual è il problema? Dai! Imbagatura! Ho un maricane! Da solo sei un'esperienza che molto bravo. Sto così. Posso scaldarmi un pochino anch'io? Ci alterniamo? Vai, alterniamo. Ragazzi, non me l'hai allargata a livelli. Bravo. Hai visto quanto l'ho spostata io? Non sei stato male. Non sei stato male, mi sarei aspettato di vederti solo camminare, invece hai corso. Però mi stringeva un po' l'imbragatura. È un problema molto, diciamo, conosciuto. Infatti io le ho tolte, così non ho più il problema. Non ce l'ho più. Le tengo nel bagagliaio. Raga, io non ci sto per chiedere cosa sto per vedere. Non ci credo, io non ci credo. Dimmi, io voglio vederlo dal vivo. Dal vivo, cavolo. Fammi vedere che sei questo. Sei Pivons tu. Sei Pivons, dillo alla telecamera. Sono Pivons. Veramente lo fa, veramente lo fa. No, lo sta facendo. In questo momento ancora. È un gioco. Guardate, come niente, come fosse niente. Guardalo. Non ci credo. Grande. Questo è uno dei talenti più strani che ho mai visto. Te lo dico sinceramente. Complimenti. E questo è il tuo riscaldamento. Ci stiamo scaldando. Oh, fratello. A sto giro è grosso. Siamo per trainare 3 tonnellate e mezze. Sinceramente non l'ho mai fatto. Guarda, ti dico la verità, il carro attrezzi che ho usato anche per il record pesava 2730 kg circa. Questo qui è il fratello grande, quindi è intorno ai 3500. Ora ci dobbiamo fare il c***o così. È un gioco. Lo so che pesa, vai bro. Dai. È un gioco.
L'ho mosso! Oh, allora? Si è fatto? Porca miseria! Ho trainato 3,5 tonnellate, non sì. ci credo! Sì. Posso provare io adesso? Io non ci credo, scusami. Tu riesci a muovermelo anche di solo 2 metri? Stasera ti offro la cena. A casa un po' di riso e pollo, se no pollo e riso. Pollo e riso andava bene. Pollo e riso va bene. Perfetto. Ok. Adesso io avrei bisogno di un po' della tua di motivazione invece. Lo sai già. Posso farlo. Vai. Guarda qua che logo. Ci va un po' io, bro. Ma che cos'è questo? Questo? Che cos'è questo? Vuoi sapere che cos'è questo? Che cos'è questo? È un gioco, cavolo! È un gioco. Se adesso lui me la traina in verticale, ragazzi, stasera un po' di pollo riso. Attivo, eh! Siamo. È un gioco, lo sai. Dai! È un gioco. Posto! Su! Bam, bam, bam! Guardate le nostre cose. Muovilo, cavolo, muovilo! Dai! Spingi, ti sto muovendo, ci sei quasi, ancora poco. Ci sei, quasi, l'hai rosso! Sì, guardate, bam, bam! Così urla! È un gioco! È un gioco, cavolo! Bravo, dai bestia! Ancora! Muovilo, come fosse aria, inventare! Guardatelo! Cavolo, grande! Porca miseria! Una bestia! Con le ruote sgonfie è un godere proprio. Godi come un riccio, no? Appena nato, da pochi secondi, pochi istanti, i ricci si stanno schiudendo. Ciao Matti il biondo! Matti il biondo sei il nostro idolo! Grandissimo! Ma io direi, dato che per te questo è stato molto easy. Sì, parliamo. Come aumentiamo la difficoltà adesso? Vogliamo aumentare ancora? Abbiamo caratterezzi, ci potremmo mettere qualcosa sopra. È una buona idea. Cosa vogliamo mettere? Io direi la macchina di prima. In più me sopra. Mettiamo la Pivon Scar? Però lo fai tu, io lo faccio. Ce la devo fare io. Se non ce la fai tu, non ce la faccio neanch'io. Aumentiamo la difficoltà, vediamo cosa esce fuori. Diventano quante? 3,5 tonnellate. 5 più 1 è 4. Non sono bravissimo in matematica, ma dovrebbe essere 4,3. Quindi 4,9. Ancora più del Guinness World Record. Era 4,20. Sì, quando si sta tanto tempo al contrario. Si può rimanere compromessi. Il mio è un esempio lampante, quindi non state troppo in verticale. Ma io non sono mai stato in verticale, quello è il problema. Infatti lui è un altro genere di problema. Ma poi ne parliamo in un video apposito. Guardate quello che stiamo per trainare. Che sta per trainare in verticale. Quant'era? 4 tonnellate. 4,9. Se ce la fa. Si sta riscaldando. Pensi di farcela? Il punto di partenza è quello. Dai! È un gioco! Dai! È un gioco! Su! Trainalo! Trainalo tu! Su! Dai! Muovilo! Dai! Dai, cavolo! Non si muove! Oh, che cazzo! Oh. Io lo butto! Io c'ho paura! Cavolo era! Guarda, vedo fuoco, veramente! Qua volevamo fare l'ignorantata, però niente! Sta muovendo! Spingi! Sta muovendo! Dai bestia! Così! 4 e 9! Dai! È un gioco, cavolo! Ci sei! Vai! Abbiamo anche i segnali di fumo! È un gioco! Se! Cavolo! Video ultra qualitativo! Dove l'avete già visto sto video? Non mi pare da nessuna parte sto video. Sono 5.000 kg. Bro! Sono 5.000 kg. L'hai tirato in verticale, io non ce la faccio manco in piedi. Ci possiamo lavorare? No, io voglio fare provare il cameraman qua. Che prima si faceva. Sì, per piacere. Ale! Il secondo cameraman, perché qua c'era l'altro dietro che si è spaventato. Ale, dato che anche lui c'ha una bella maglietta, che cosa dice? È un gioco! Dico, lo dice pure bene, io li scelgo bene i cameraman qua. Provaci, vai. Vado, vai. È un gioco! Così va! Sì! Grande! Come hai fatto? Mizzica! È un gioco! Come hai fatto? Cos'è? È un gioco!
Mizzica, ma come ha fatto? Come l'hai fatto, bro? È la maglia, mi sa. Troppo forte. È la maglia. È un gioco. Grande, dai. Porca miseria. Con la bestia, ha spostato 5 kg da solo. 1000 kg da solo. Grande. Toro. Ok, ragazzi. Avete visto. Ma che video vi abbiamo portato oggi? Clamore. Cioè, io mi aspettavo uscisse un'ignoranzata, ma non di questo magnitudo. Esagerata, cavolo. Davvero importante. Ci sono dei pezzi che per il momento li avranno visti, immagino. Non li avranno visti. Faremo un videino a parte con i pezzi dove lui si spaventa. Vi lascio qui sotto il suo Instagram. Andate a seguirlo perché mette delle storie dove traina cose che neanche potete immaginare. Quindi andate a seguirlo. Ma non per romperli. Prima di seguire lui, seguite me. Perché cavolo, il video è mio. Siamo quasi a 10.000 follower su Instagram. Arriviamoci. Penso bene che dopo un video del genere ti seguiranno tutti. Speriamo, se cavolo. Lo merita, ragazzi. Prima lui. E oltre ad avere 10.000 follower su Instagram, arriviamo a 10.000 like qui sotto. Vi riporterò di nuovo il pivo sul mio canale. Scusatemi, sono un po' offuso dopo aver trainato roba. Non capisco sì, più. Te l'ho detto che andava a sangue il cervello. Sì, peccato che io non ero in verticale. Ma non importa, va comunque perché tiri. Tra poco farò un nuovo format dove porterò di nuovo il pivo sul mio canale. Qualcosa che neanche potete immaginare. Perché questo ragazzone qua, che trae la roba, ha tante cose da dirvi. Cose che molto probabilmente neanche potete immaginare. Neanche se andate nel suo Instagram. Andateci sì, lo stesso, però. No, andateci. Boh, io direi che non c'è niente altro da aggiungere se non vi lascio in descrizione tutto quello che uso nei miei allenamenti. Perché per diventare così grosso da trainare cose enorme, da 5.000 kg, ho dovuto integrarmi anche l'ale qua. Spero che tu ti integri con Foodspring per trainare la roba. È già, è un gioco. Hai spinto tanto comunque. Sì, vabbè, 5 tonnellate, non è da tutti. È stato forte. Io no, quindi Foodspring, fatti avanti perché ho bisogno di energia. E boh, non c'è nient'altro da dire se non che è tutto un... Bella ragazzi, ci vediamo al prossimo video.